Ciao ragazzi, oggi devo superare una sfida. Devo imparare a camminare sulla slackline senza averla mai fatta entro 2 ore. È qualcosa che ho sempre voluto imparare, ma non mi sono mai messo lì a provarci realmente. Quello che so è che è un'abilità ultra specifica e quindi so che mi metterà a dura prova. La sfida funziona in questo modo. Siamo al nostro ritiro aziendale di Move Inside, sono qui con tutto il team. Siamo molto impegnati in realtà, ma ho deciso di ritagliarmi le 2 ore spezzettate nei 3 giorni in cui stiamo qui nel ritiro per tentare di superare questa sfida. L'idea originale di questa sfida è quella di iniziare a provarci da solo e vedere cosa succede. E poi se le cose si mettono male cercherò di farmi aiutare dai ragazzi che sono qui con me. Quindi se volete sapere come andrà a finire questa sfida, rimanete connessi a guardare questo video e mettete un like per farmi un po' di tifo. Ah ragazzi, quasi mi dimenticavo. Se è il primo video che state guardando su questo canale, mi raccomando iscrivetevi se siete interessati a costruire la vostra cultura di movimento, quindi capire come diventare più forti, flessibili e liberi di muovervi in generale e vivere la vita attraverso il vostro corpo. Iscrivetevi. La prima cosa che vi confesso è che era da veramente tanto tempo che volevo imparare a camminare sulla slackline, tant'è che 6 mesi fa ne ho comprata una, ma da allora è sempre rimasta chiusa nella mia cantina. Così, quando ho visto questa slackline già montata che quasi mi guardava, ho colto tutto questo come un segnale dall'universo che mi invitava a iniziare finalmente questa nuova sfida. E ho fatto la cosa che farebbero tutti quanti, ovvero aiutarmi con gli alberi per iniziare quantomeno a salire. E allora mi sono reso conto che era fottutamente difficile. Ok ragazzi, è appena passata la prima mezz'ora e sono già successe tantissime cose. La cosa che mi faceva più paura all'inizio, sono sincero, era salire. Infatti mi sono aiutato molto con l'albero, quindi non salivo direttamente sulla slackline perché mi dava veramente l'idea di salire e di prendere una svirgolata con la caviglia e finire di testa per terra. Quindi la prima cosa che ho cercato di fare è aiutarmi con un albero, salire e provare a stare in equilibrio solo su un piede e poi fare il mio primo passo. Sono sincero, i primi minuti sono stati parecchio frustranti, infatti mi sentivo veramente un bambino per la prima volta sui suoi piedi. Poi ho iniziato a capire che forse questo approccio non mi avrebbe mai permesso di imparare a fare la slackline entro 2 ore. Così ho trovato coraggio e ho iniziato a provare a salire da solo senza aiutarmi con l'albero. E step by step, sentendo bene il peso sulla gamba davanti, mi è arrivato anche qualche suggerimento da dietro la camera, piano piano ho iniziato a capire come salire. E ho piano piano iniziato a ritrovare alcuni concetti che già avevo incontrato durante il mio percorso di movimento, come ad esempio il weight shifting, quindi l'abilità di versare il peso in modo fine da un piede all'altro, in modo tale da sentire esattamente dove ti trovi nello spazio in ogni istante. E ancora sono diventato piano piano sempre più consapevole del mio centro di massa, cercando di rimanere meno piegato ma più dritto possibile e mantenere il mio peso sulla base di supporto, che nel caso della slackline è una lunga linea continua che continua a muoversi. Il risultato raggiunto nella prima mezz'ora sono salire da solo e fare 3-4 passi. Questo piccolo risultato mi ha permesso di vedere in fondo al tunnel un piccolissimo bagliore, perché all'inizio mi è sembrato veramente qualcosa di difficile da fare in sole 2 ore. Così mi sono dato un nuovo obiettivo: raggiungere l'ombra del primo albero. Oh, ombra! E devo dire che dopo alcuni minuti questo è successo.
e nella seconda mezz'ora è continuato a succedere in modo abbastanza consistente e passo dopo passo ho iniziato a costruire la mia prima forma di consapevolezza di movimento sopra la slackline. E quello che è successo durante la seconda mezz'ora di allenamento è stato raggiungere più o meno la metà del percorso, quindi possiamo dire che ero a metà del mio obiettivo. Ok ragazzi, il risultato della seconda mezz'ora di slackline della mia vita è stato arrivare a metà del percorso. Rispetto all'inizio che non riuscivo neanche a salire, devo dire che sono veramente molto soddisfatto. Oggi continua il percorso, stiamo cercando di incastrare il tempo qui al ritiro Moving Side e oggi abbiamo avuto anche una bellissima sorpresa, infatti piove. Vi saprò dire tra poco come andrà. Ok ragazzi, dopo la terza mezz'ora, quindi un'ora e mezza di esperienza sulla slackline, devo dire che ho fatto un piccolo passo indietro rispetto all'ottimo traguardo che ho raggiunto ieri. Infatti ieri ero arrivato già a metà slackline, oggi non ce l'ho ancora fatta, non so se è stata colpa della pioggia oppure la testa. Sono riuscito ad accumulare solo una serie di tentativi dove muovevo 3, 4, 5 passi di fila, ma non riuscivo più a ritrovare le stesse sensazioni del giorno prima, dove nella prima ora ero riuscito ad arrivare a metà della slackline. Così sono arrivato inesorabilmente alla fine della terza mezz'ora e mi sono reso conto di aver buttato letteralmente via gli ultimi minuti per più o meno ritornare allo stesso punto del giorno prima. E sapendo che mancava solo una mezz'oretta che potevo ritagliarmi durante il ritiro e portare a casa la mia sfida, ho deciso di chiedere aiuto ad uno dei ragazzi che avrebbe potuto darmi la soluzione per portare a termine questa sfida. Ok ragazzi, allora ho l'ultima mezz'ora per riuscirci, quindi ho dovuto chiedere aiuto al nostro master di slackline Tommy e vediamo con i suoi preziosi consigli se riusciamo a portare a termine questa tasca. Sto facendo questo, boom. Sì, esatto, cioè, boom. Se questo è su e tu stai cadendo in là, questo ha più effetto che se sei così. Ok, quindi parto già di default con le braccia. Sì. Dura un po' più molle è un po' più dura se è più, un pochino più molle. Letteralmente al primo tentativo, dopo i due consigli di Tommy, sono riuscito a battere il mio record e raggiungere circa i tre quarti della slackline. Questa è stata la solita lezione che ho ricevuto diverse volte durante il mio percorso di movimento, ovvero mai fare le cose da solo ma sempre seguendo una guida. Quantomeno questo ti farà risparmiare tempo e fatica perché sarà un consiglio di qualcuno che è già passato da qui e ha già risolto il problema che stai affrontando. Da qui in poi qualcosa dentro di me è cambiato, infatti ho iniziato ad accumulare tentativi su tentativi dove raggiungevo quasi la fine della slackline e qualcosa che fino a un'ora e mezza prima mi sembrava letteralmente impossibile è diventato sempre piano piano più reale e l'obiettivo che mi guardava in fondo, ovvero l'albero di fronte a me, sembrava sempre più vicino. Ma nonostante l'obiettivo fosse così vicino, non riuscivo a completare al 100% la sfida, perché arrivato verso la fine, dove mi servivano gli ultimi passi sulla slackline,
prontamente cadevo e perdevo l'equilibrio, un po' per il cambiamento della tensione della slackline che vicino all'albero diventava di nuovo più tesa dopo essere stata più molle nella parte centrale, un po' perché dentro di me l'obiettivo finale diventava sempre più grande e quindi perdevo la concentrazione su me stesso e su quello che stavo facendo nel momento presente, ovvero muovere un passo dopo l'altro. Voi tenete gli ultimi 10 minuti per dopo? Non so se è peggio staccarmi la sua sensazione. Dai, provo un paio di volte massimo. Calma. Inizio a pesarmi anche le braccia. Invoco il dio della slackline. Dammi la forza. Tre passi, quattro passi. Ti allunghi col braccio. Non so se vale. Dovremmo chiedere a un esperto di slackline se questo è un punto da portare a casa oppure no. Ma non credo. In realtà mi sentivo più leggero, cercavo di volare un po' di più. Sei un po' più alto. Sì, è leggero così magari rispondi meno agli sbilanciamenti. E poi dopo poco meno di 2 ore di cronometro accumulate in questi 3 giorni di ritiro Moving Inside, è successo. Sono arrivato dall'altra parte della slackline raggiungendo l'albero che stava di fronte a me. Ma il messaggio che voglio condividere con te attraverso questo video non è assolutamente il successo di aver portato a termine questa sfida, ma è molto più grande quello che voglio condividere con te, così ho deciso di dividerlo in 3 punti. Il primo punto è che imparare ci rende felici, infatti imparare produce un'enorme quantità di quegli ormoni che vanno ad aumentare i nostri livelli di felicità, rendendoci più contenti e soddisfatti. Il secondo punto è che solo quando decidi di uscire dalla tua zona di comfort, andando ad affrontare le tue paure e qualcosa che non conosci, dove non sei bravo e non sei già capace, è il momento in cui cresci veramente e diventi una persona migliore. L'ultimo punto, ma non meno importante, è che in ogni istante la slackline mi ha ricordato di vivere nel momento presente e questo è l'unico modo per portare a termine questa grande sfida. Infatti nell'esatto momento in cui la tua mente vaga verso il futuro, ovvero verso l'albero che ti sta di fronte, è l'esatto momento in cui perdi l'equilibrio e questa è una metafora della vita. La mia vita è esattamente uguale adesso, però con una nuova consapevolezza. Sembrava completamente impossibile, ma veramente impossibile, mi ha insegnato parecchio. Poi soprattutto fondamentale rimanere sul momento, sentire lo spostamento del peso e non pensare all'albero dall'altra parte, perché è la cosa che ti fa cadere all'istante, quindi veramente molto figo. È una cosa che ho ritrovato spesso nell'allenamento dell'equilibrio, che fosse una verticale, che fosse qualsiasi altro esercizio, molto molto importante. Ok ragazzi, lasciate un like anche solo per l'impegno e scrivete nei commenti qual è la prossima sfida che volete vedere su questo canale e se ancora non l'avete fatto iscrivetevi al canale.